soldi li perdiamo a dirvi un po' chi siamo, perché con alcuni collaboriamo già da un po', per altri invece magari è la prima volta. E noi abbiamo una scuola di musica e abbiamo fatto, questo di oggi vuole essere un po' un appuntamento, una transizione tra una cosa che abbiamo fatto l'anno scorso e una cosa che speriamo di fare quest'anno. Aggiungo quello che dice Marzia, in veste di membro, uno dei membri, per dire la verità, il membro più anziano del consiglio direttivo che gestisce l'associazione, che la casa di questo evento, come dei progetti, come le cose che sono successe e quelle che speriamo possano ancora venire, la casa è l'associazione Il Temporale di Bentivoglio, che ha come suo impegno, come sua prerogativa, quella di mettere a disposizione del territorio la musica, in particolare la musica con i giovani, per il territorio, e la musica tutta, dalla musica colta, alla musica diciamo alta, dei grandi autori del 700 e dell'800, ma anche la musica contemporanea e agli strumenti. E l'ocarina, grazie all'influenza decisiva e secondo me eccezionale del maestro Bernagozzi, il matrimonio con l'ocarina, con la sua storia geografica, la sua storia musicale e anche adesso le evoluzioni, perché qui fra di voi sono presenti musicisti, ma costruttori italiani e non, e quindi uno strumento che ha delle potenzialità enormi. Ecco, la fusione, il matrimonio tra l'ocarina, la musica, nell'associazione di Bentivoglio, avvenuta grazie all'incontro con Emiliano Bernagozzi, ha fatto sì che cominciassimo a mettere in campo delle cose nuove, anzi anche innovative. E quindi oltre alle cose tradizionali, classiche che l'associazione organizza, l'associazione è una casa dove c'è molto, La musica è un po' la locomotiva di questa realtà, ma c'è del teatro, ci sono delle attività diverse e quindi noi siamo felici di poter ospitare la giornata di oggi come un'altra perla nel corollario delle iniziative che l'associazione può spendere, può mostrare, perché questa è una cosa unica, nel suo genere unica. Lo è intanto questo momento qua di discussione particolare attorno a questo evento. E poi l'evento in sé, perché qui ci sono musicisti di questo strumento di caratura nazionale ed internazionale. Quindi l'associazione è questa, diciamo, è il motore che cerca di valutare, accogliere, promuovere e anche sperimentare. Tutto questo all'insegna, inutile che lo dica, all'insegna del volontariato, della passione, con la speranza, come è avvenuto nel progetto delle ocarine, che anche il livello istituzionale stia attento, osservi e che ci sostenga, perché le potenzialità sono tante, ma hanno bisogno anche di essere accompagnate. E credo che, insomma, che la Lucarina sia una delle più belle espressioni popolari di nascita, ma di crescita istituzionale dell'arte, e mi pare questo un bel avvio. Quindi buon lavoro a tutti. Grazie a tutti di essere qui, che non è mai successo. Di trovarsi tutti seduti a un tavolo, anche se non ci fosse un tavolo, uno di fronte all'altro, un po' un confronto fra amici e soprattutto musicisti e i costruttori. Questa cosa per me è fondamentale, perché molte volte mi chiama un amico e mi dice: ma c'è un problema nello strumento. Sì, anche io riconosco questa cosa qui. Adesso ci può essere un momento di confronto anche per fare delle domande a loro e loro magari a fare delle domande a noi, per vedere e trovare un punto di incontro, o specialmente spesso da un discorso può nascere un'idea per migliorare noi e loro, e perché questa cosa qui possa avere comunque uno sviluppo sempre più importante. Poi un altro motivo perché siamo qua e portare un po' delle esperienze che stiamo realizzando sul territorio nostro, sulla nostra scuola, grazie anche all'aiuto di Fulvio, che è il nostro insegnante di propedeutica, che fa le maggiori attività nella scuola pubblica e da tempo ha abbandonato, diciamo, un sistema, non dico tradizionale, di insegnamento della musica, ma ha introdotto all'interno delle sue lezioni l'ocarina come strumento propedeutico. E questo secondo me è una cosa basilare, fondamentale, se vogliamo fare in modo che questa tradizione domani non muoia.
perché non sono io certo il futuro, come dicevo l'altro giorno al telefono con Gianpaolo, che poi vi spiegherò chi è questa persona, che forse è la, forse è sicuramente la persona più importante che abbiamo qui oggi, e se non riusciamo a trasmettere un valore, e non solo culturale ai giovani, ma anche materiale, difficilmente questa cosa andrà avanti. Quindi parleremo anche delle attività didattiche, esperienze mie, esperienze di chi le ha, di chi le ha fatte. Gildo è un'altra persona che sul suo territorio ha, con dei fatti ha creato delle cose molto belle. Tutto quello che è nato, anche che oggi porta a questo incontro, è nato da delle pure casualità, se ci pensiamo bene. Adesso mi dispiace che siano in ritardo le ragazze della Toscana, ma sono state forse le prime con le quali ho avuto un incontro extraterritoriale, diciamo, grazie a navigare sul web, no? Mi sono trovato un giorno una foto di un studio carino. Chi è? Subito mando un messaggio, mi rispondono con un numero di telefono, ho contattato, ci siamo incontrati subito, ti ricordi Fulvio, quel giorno, no? Era un inverno e ci incontravamo con un quintetto di ocarine. Da lì mi nasce un settimino, e poi casualmente anche con voi da Verona, che in due eravate a questa workshop di una giornata conservatore di Adria, no? Adria perché? Perché poi dopo da Grillara, questo personaggio costruttore, dico questo nel senso amichevole, no? È benvenuto, si è inventato un pomeriggio o due giorni di ocarina con Fabio Galiani, poi mi invitò anche a me, lì ho conosciuto, lui ha messo insieme una piccola stella di amici musicisti ed è nato un gruppo, due, cioè, tutto nasce qui. Però se non agiamo sulla attività didattica a livello scolastico, rimane così. Bene, io adesso non mi dilungo troppo a parlare, che sono cose più tecniche, ne parliamo man mano. Io passo la parola a Gianpaolo Borghi. Gianpaolo Borghi è insegnante dell'università, comunque uno storico che molto esperto di storia dell'Ucraina, ha curato varie tesi di laurea da alcuni amici, alcuni dei quali sono diventati dei libri, insomma, in particolare su Carlo Cedroni, un libro anche molto interessante, ben fatto, ben curato, sempre grazie anche a Gianpaolo, e poi lui ha una grande passione per la sua sul territorio, come questo cosa si può dire, no? Ok? Quindi Gianpaolo, a te la parola. Intanto ringrazio gli amici del temporale che mi hanno invitato, e quando ci sono questi incontri diciamo che sono nostri. Paradossalmente pensavo, mentre si introduceva questo incontro, che se un pazzo arrivasse e rinchiudesse sine die questo gruppo, il 90% dell'ocarina in Italia, di una parte aggiungiamo anche le gargoyle, diciamo che sono state soppiantate da un gruppo pisano, loro sono livornesi, quindi stanno soppiantando, chiudiamo praticamente con estremamente bella, una realtà che io definisco sempre borderline, nel senso che è tra popolare e colto, ma come sempre non mi stanco mai di dire che quello che deve prevalere, deve vincere, è la musica. Non esiste una musica di serie A, di serie B, eccetera, e di altre categorie, ma esiste una musica, e all'interno della musica dobbiamo dare atto, dobbiamo prendere in considerazione qualsiasi realtà e qualsiasi esperienza che arrivi. Lo dico come etnografo, io faccio di mestiere etnografo, e quindi io ho diretto per moltissimi anni, Vecchio lo sa, il centro etnografico del Comune di Ferrara, che è uno dei pochi centri che si occupano di etnografia a livello professionale, e lavoro molto spesso in varie università italiane, nell'ambito proprio di quelle situazioni che sono
così da trade union tra aspetti di carattere storico e aspetti di carattere di tipo tradizionale. Devo dire che le mie esperienze sono state anche all'interno del Museo dell'Ocarina di Budrio, dove nel 2003 facemmo con Franco Ferri, a cui è stato dedicato il Museo dell'Ocarina degli strumenti musicali in terracotta, facemmo appunto una mostra per i 150 anni dell'invenzione dell'Ocarina, fatta dal budriese Donati appunto in quegli anni. Donati peraltro risiedeva a Milano, ma Donati ha dato il là partendo da uno strumento anche qui in ambiti antropologici o etnomusicologici si discute, si disquisisce, secondo me a vuoto, nel senso che il problema non è tanto quello di disquisire ma di vedere la produzione e di ascoltare sommessamente artisti che sono di altissimo livello, e in questa ottica appunto abbiamo anche lavorato in quegli anni all'interno del museo, che in quel periodo era diretto da Stefano Zuffi. E quindi, e devo dire che come stimolo nell'ambito appunto di questo incontro credo sia importantissimo il primo, a mia memoria, a mia esperienza in assoluto, per quanto riguarda gli incontri tra gli addetti ai lavori. Credo che sia estremamente importante mettere attorno a un tavolo appunto queste figure, non per dire l'abbiamo fatta e grazie tante, arrivederci, ma proprio invece per instaurare rapporti costanti, continui, tra il mondo dei costruttori e quello degli esecutori, degli ocarinisti. I gruppi sono estremamente significativi, come sottolineava Emiliano, e direi proprio per dostrare, stavo guardando che stanno arrivando altri, direi che di partire, e io personalmente partirei, come dicevamo prima quando abbiamo fatto una scaletta estemporanea, partirei dalle esperienze di carattere internazionale. In questo caso siamo onorati dalla presenza di un costruttore cinese che è Zhong Fei, a cui vorremmo chiedere, così proprio a carattere generale, se brevemente ci potesse parlare delle sue esperienze musicali e di costruzione dei fischietti e delle ocarine. Zhong Fei è un amico, un costruttore che abbiamo conosciuto diversi anni fa, perché è arrivato lui dalla Cina, lui è di Shanghai, ma ha una fabbrica di ocarine a nord di Shanghai, a circa 800 km di distanza, e dove produce a livello industriale praticamente sia strumenti cotta, che lui lavora proprio sul settimino anche. La qualità è abbastanza buona, discreta, sta facendo i suoi esperimenti per migliorarsi, eccetera, eccetera, e soprattutto produce ocarina di plastica per le attività scolastiche, perché in Cina voi sapete che è uno dei 5 strumenti nazionali popolari che il Ministero della Pubblica Istruzione cinese ha introdotto per insegnare musica alle scuole. Quindi brevemente la figura di Zhong Fei è questa qua, e poi da qui abbiamo avuto altri incontri da quando ci siamo conosciuti, ci ha portati noi del GOV in Cina a fare una tournée molto bella, e adesso sono in attività didattiche abbastanza interessanti insieme a Fabio, è venuto qui per assistere a questa cosa qua e anche per venire a vedere le attività che facciamo didattiche con i bambini e non solo, mie e di Fulvio, perché a Bentivoglio abbiamo, oltre che tutti gli strumenti, abbiamo una classe di ocarina dentro la scuola, insomma progetti nelle scuole elementari, come poi fanno anche a Grillara e non solo, a Budrio stesso. Fulvio nella sua scuola di Bologna fa ocarina come musica, e abbiamo dato vita da poche settimane a un gruppo di persone più grandi, più adulte, insomma. Qua abbiamo un amico che è Paolo lì presente, lo stesso Vito fa parte di questo gruppo, quindi attività didattiche legate dai bambini fino a voi. Quindi adesso lui continuerà con la domanda. Ciao. Questa è la mia sensibilità. Ringraziando in particolare Emiliano e Marzia
This is my seventh time in Italia. È la settima volta che vado in Italia. All Chinese like Italian culture. Italia e tutti i cinesi amano come lui l'arte italiana e la cultura e la moda italiana. This days, work very hard and organize many lessons for me. Ok, Marta e Emiliano hanno organizzato una serie di lezioni alle quali lui ha assistito. Okay, we mentioned something about your tradition in China with the music and with the, as a builder. Every day I will check their ocarina lesson, but the still in Chinese, teaching the student to the music. Very good. Dunque, mi pare di aver capito che loro fanno delle lezioni di ocarina nelle scuole ogni giorno, quindi alcuni insegnano ocarina. Lui, cioè, lui costruisce solo e ha dei docenti. Ha dei docenti, perfetto. In China, China is an education ministry decided the ocarina into school, which will into the ocarina. Ok, nelle, in Cina il ministro ha deciso che l'ocarina doveva essere uno strumento da insegnare nelle scuole. Many students very like ocarina. E molti studenti l'amano, e gli studenti l'amano molto l'ocarina. Because it's very easy to learn. Perché è facile da imparare. It's very convenient to, è facile da, da portare, da mangiare. Last year we made every dinner with Ho fatto un concerto l'anno scorso in Emiliano, quello di ultimo punto al Forza, un concerto d'arte, qualcosa, un partito d'arte in Cina, qualcosa. Ah, sì. Finishing the concert, a young girl, only 6 years. Oh, alla fine del concerto un bambino che aveva 6 anni, First time we listen to see this ocarina. And dopo te lo spiego. And this girl is when Amy plan to leave this girl crying. Ha cominciato a piangere e fa vedere la foto di questo bambino che piange. Wow, why was he crying? Because they hope I'm in a stay. Perché volevano che tu stessi lì, ecco perché piangevano. Comunque digli Rita se lui tecnicamente può darci delle nozioni al di là dell'emozione che gli abbiamo causato, se parla più tecnicamente delle sue esperienze di costruzione. Diglielo per me, così passiamo la parola ad altri. Lui sta dicendo che amerebbe scambiarsi proposte sulla sull'istruzione, sul modo di far apprendere l'ocarina agli studenti. Beh, abbiamo capito. Dai. Adesso allora lo capiamo, qui facciamo delle domande più tecniche, così dopo casomai dopo lo facciamo, altrimenti perdiamo un po' il filo e un po' la tensione di quello che vogliamo arrivare al solito. Ecco, direi di passare intanto. Grazie. Alla tradizione centenaria delle ocarine. In una tradizione dentizia che per tanti versi in Italia è ancora da scoprire, e vorrei chiedere alcune cose appunto a Benvenuto Fecchio, che ha una tradizione oramai centenaria di costruzione in una splendida realtà nel suo agriturismo e fattoria didattica Locarina a Grillara, che è una località di Ariano nel Polese. Ha iniziato tempo fa, 10 anni eravamo nel
quindi può organizzare più che strumento per suonare in orchestra o comunque da tutti i stili, era un livello di gruppo grande a dire da acquistare, perché ora si suona, i bambini giocavano, ma poi pare che cambiare suonare, in maniera autodidatta, non so, della scuola. Poi mi sono stato innamorato di questa esperienza, perché in già 1903 anni è sempre portato il suo cuore, l'ha sempre fatto praticamente, in maniera assolutamente rudimentale, non con criteri musicali. Poi ho avuto la fortuna nel 2003 di arrivare a Google per il festival internazionale dell'Ucraina e lì ho cominciato a scoprire un po' l'Ucraina come strumento musicale vero e proprio. Io ho imparato dal papà, costruivo la forma, facevo i 10 cori, suonavano, però l'introduzione si lasciava un po' desiderare. Poi con l'aiuto dei musicisti che ho incontrato anche Fabio Menaglio, il costruttore di Valle di Budrio, e lì ho imparato alcune cose fondamentali che mi hanno permesso per quel tempo per pianino di aumentare un po' la mia esperienza e di arrivare uno strumento che poteva essere in qualche modo suonato. Poi nel 2012 ho avuto l'idea di tenere uno stage per poter far conoscere lo strumento ai musicisti, perché la nostra zona non è come la zona di Budrio, dove c'è una vocazione per questo momento. E quindi ho pensato, con l'aiuto di Emiliano e di Fabio Bagliani, di fare questo stage dove ci sono iscritti vari musicisti, molti di questi sono qua, e lì è anche un po' una famiglia tra musicisti e produttori. Questa famiglia mi ha permesso in particolar modo di aumentare la mia esperienza sulla produzione, perché senza l'aiuto dei musicisti non avrei potuto arrivare oggi in quinto, abbastanza probabile, insomma, in maniera seriosa, che ne avrei così anche se non avremmo pensato. Ultimamente, per 2 anni, all'interno sempre del mio intero laboratorio, ho una piccola scuola, la collaborazione che era citata un po', dove ogni sera si copre con una persona che è una musica, come io, la moglie e anche le due figlie, anche se ormai a scuola era già fatto di qualche esperienza. Poi sono arrivate altre persone e lì ho cominciato a conoscere un po' la musica. Alcuni aspetti che adesso mi permetto di migliorare. Poi qualcuno di loro sono anche particolarmente pignoli, qua ce n'è uno, Spinello, che è il mio insegnante di sostegno, che ma è scelto proprio male, ma molto attento, e anche l'insegnante che si chiama Paola Benettato, Paola Benettato molto esperta, molto brava. Con i loro consigli sull'intonazione, soprattutto perché io ero abbastanza istintivo sull'intonazione, davo una spinta, poi lasciavo lì, mi saltava fuori la notte a posto. Invece in realtà bisogna usare la quantità di piatto, comincio a capire perché uno strumento deve suonare in un certo modo, e questo mi ha permesso di migliorare il grande in più, insomma, anche lì ci sono delle domande specifiche che vantaggio anche sulla mia storia, ma sto cercando di stare a posto. Tra l'altro qui abbiamo 2 gruppi di Gaillara, quindi vuol dire che la strada è la semina, è molto nervosi, appunto. Però io sono fortunato, lo vedo prima, non lo ricordo più con l'insegnante. Ecco, io passando dalla tradizione di tipo popolare all'innovazione, ecco, vorrei così che intervenisse Renato Dalla Costa, che è di Mira, in provincia di Lecce, ha fatto splendida realtà. Ma la mia esperienza nasce, no, io ho fatto la scuola d'arte di Venezia e il magistero d'arte di Venezia nella sezione ceramica, quindi avevo cominciato a capire. Anche se a scuola non è che si apprenda molto, no? Si apprende di più quando ti metti da solo a fare delle cose.
E poi terminando la scuola, parliamo di 40 anni fa, ho detto ma adesso cosa faccio, no? E mi sono iscritto alla scuola d'arte, all'istituto professionale unico in Italia e in Europa di modelleria calzaturiera, no? E ho imparato a fare i disegni delle scarpe e l'ambiente anche. Poi qualcuno mi chiedeva di andare a lavorare a fare il modellista in fabbrica, ho detto a me la fabbrica non piace. E mi sono messo anche a costruire le scarpe. Dal disegno sono passato a costruire le scarpe. Questo mi ha aiutato in qualche modo a manipolare le mani, a conoscere il mondo della creatività, al di là dei. Mi racconto un po' la storia. Un giorno sono andato, poi ho cominciato a 18 anni a insegnare in una scuola di formazione per disabili gravi, erano gli istituti, poi sono stati dimessi. E da lì ho cominciato ad applicare anche l'arte della ceramica perché avevo acquisito e sapevo che la manualità per queste persone diventava in qualche modo uno stimolo per migliorare le loro abilità. E da lì sono andato avanti. Un giorno siamo andati a Bassano del Grappa e lì ho comprato un piccolo cucco, un galletto grande così. E l'ho tenuto per 30 anni lì, sulla mia scrivania, in studio a casa. Un giorno ero a casa e mi sono messo, ho detto, ma insomma, io la ceramica l'ho fatto, lo provo. Ho preso un pezzettino di terra, ho cominciato a fare il foro, ma questo non fischia. Ho provato dopo 2 ore, questo non fischia. Il giorno dopo, questo non fischia. E allora è stata una. Dopo un mese, ha cominciato a soffiare. Dopo 2 minuti non soffia più. Ho detto, però, adesso ti ho capito. E da lì è nata, in qualche modo, la passione per questo oggetto. Il fatto che un materiale informe, come la terra, ti dia la voce, no? Perché il fatto di costruire è un po' fine a se stesso, il fatto di sentire la voce di questa terra, questo ti anima, no? E quindi da lì è nata la storia. Allora, essendo nell'ambiente mio lavorativo, ho conosciuto, sono andato a Padova, ho preso un'ucarina, lì forse medaglio, era lì, me l'ha data in mano questo signore che me l'ha venduta, ha detto provo a suonare, no, non si può mica, o la compra, non si può mettere la bocca dove. Avevo detto la compra, no? L'ho comperata e me la sono portata a casa. Ho cominciato così a vedere, a capire, perché non sapevo cos'era l'ocarina, non l'avevo mai sentito. Nelle zone nostre fanno ceramica, piatti, piattini, però. Un giorno la porto a scuola da me, dei ragazzi disabili, la mostro ai miei colleghi, ai miei ragazzi, ho detto guardate, vado giù in mensa a mangiare, mi ritorna un mio operatore, mi dice Renato, ti ha rotto l'ocarina. Ha portato un mazzo così di terra rotta, informe. Mi sono venute le, non lo so, l'avrei ammazzato, però sapendo come responsabile non potevo. Devi risparmiarglielo però di dirglielo proprio. Ma la storia, la storia. Allora, io però ho capito che io ho sbagliato nel lasciarla lì, incustodita. L'ho presa, ho cominciato con l'atta a fare un mosaico, l'ho attaccata così, quindi suonava perfettamente, ancora ce l'ho a casa. Meglio di prima, insomma. Meglio di prima, dovevo arrivare qui. Da lì è nata la storia. Allora io ho detto, insomma, ero un po' curioso di questo materiale. Da Lucarina ho detto, voglio fare un qualcosa di diverso, perché Lucarina la fanno molti, sono bravissimi. Io volevo fare un qualcosa di diverso senza pensare alle aspettative. Per esprimermi, ho cominciato a tirare, a fare, no? E ho costruito questo strumento che si chiama figurino, dal figulus, che era l'artista in latino greco, parliamo di 2000 anni fa, che costruiva le terracotte in ceramica. Allora ho dato il nome, ocarina, figurino, questo nome, no, con diminutivo, che è uno strumento che, poi Emiliano magari, no, e con la bravura, la professionalità, io un giorno ho scritto a Emiliano, ho detto guarda, ho fatto, suggerito da un altro, il professore della Fenice, ho fatto questo strumento, però ero un po' ignaro, non sapevo. E da lì è nata la collaborazione, la stima e la professionalità con Emiliano, che ha saputo valorizzare questo strumento e dal quale io ho continuato poi anch'io come fecchio, non sapevo perché non conoscevo la musica. Ho cominciato a costruire, a fare, a sentire il suono. E mi dicevo, devi soffiare in quel modo, ma io ho detto, ma come? E avevo sempre bisogno di qualcuno che, e poi la cucciutaggine, l'insistenza, la prova, e sono riuscito secondo me a fare uno strumento per me importante, perché ripeto, il fatto di dargli la voce, la vita a un pezzo di terra per me è il massimo. Poi il fatto di essere stato invitato a Budrio l'anno scorso è stato per me un palcoscenico importante, per dire non avrei mai pensato. Ecco, quindi grazie Emiliano. Io sono qua oggi, sono qua a portare il mio contributo, anche il mio strumento, ripeto,
diverso da Lucarina perché non volevo copiare quello che facevano gli altri, non è mai stato il mio stile quello di copiare, ma di fare qualcosa di diverso. Ed è nato e sorto questo strumento che... No, è una cosa bellissima. E oltre a me abbiamo contattato anche Franco Missaglia, Massaglia del Torino della Fenice, no? E ci siamo trovati diverse volte io e Franco a casa sua a provare questi figurini, capito, all'inizio con delle difficoltà, poi man mano che ci si rivedeva, poi purtroppo ci vedevamo una volta ogni 2, 3, 4, anche 5 mesi, no? Quindi è stato un parto abbastanza lungo nel tempo. Ma mi scrive in maniera molto, molto semplice, molto naturale, molto spontanea come lui è, una persona così umile, dal cuore grande, e mi scrive questo messaggio che ricordo, dice: ma io sai, ho fatto questo strumento ma non ci capisco molto, e mi ha detto che tu te ne intendi, dice, non è che se vieni qua me lo provi, capito? Allora io con curiosità sono andato, perché me l'ha descritto come un fatto attraverso di terracotta e pensavo fosse tutta un'altra cosa, capito? E mi sono trovato in realtà un flauto dolce di traverso, questo qui è in sostanza questa cosa. Però un flauto dolce di traverso che ha un suono tipo, voi lo avete visto, anche avete provato, un po' come una chena indiana, no? Un po' sembra in realtà non un flauto di terracotta ma di canna più che altro. E poi ha avuto dei miglioramenti molto buoni, specialmente gli ultimi che ha fatto, perché ha fatto un passo falso anche durante il suo percorso, che aveva costruito già un livello buono di strumenti. Poi io ero andato là e ho detto: guarda, fermati un attimo qua, perché lui è un vulcano, capito? E poi dopo è andato avanti un po' nel tempo, e si ripresenta da me un giorno e con 30-40 figurini, e non è andata bene uno. Dico: cosa hai fatto, Renato? Niente. Poi dopo, in realtà, lui, che è uno che parla anche quando dorme, capito? Si era ammutolito. Tutto il viaggio di ritorno da San Leo a Mira, mi dice sua moglie, non parlava più, era serio: Renato, stai bene? Poi è andato a casa, ha sistemato l'errore che aveva fatto, poi che ha confessato, e adesso fa degli strumenti veramente molto interessanti e molto belli, quindi vi consiglio anche di farlo. Grazie Renato. Direi dal Veneto al Lago Maggiore, vorrei sentire le esperienze di Clacol, ovvero di Claudio Colombo. È venuto in paese un gruppo, un settimino che sarà costituito da poco, e ho avuto l'occasione di vedere, soprattutto mi hanno colpito questi bassi, perché era un periodo che stavo imparando a dormire la ceramica, mi facevo vasi, stavo imparando, e così mi è venuta il flash, posso fargli al tornio, e mi sono appassionato a questa cosa, ho cominciato a fare contrabbassi al tornio, e alcuni mi sono venuti anche bene, però in breve tempo mi sono reso conto che non era possibile replicarli identici, perché ogni strumento di intonazione è legata alla cubatura, e la cubatura al tornio, o si è bravissimi o basta un minimo che non... E quindi sono passato all'uso degli stampi, sia per i contrabbassi che poi anche per gli altri pezzi più piccoli. Parallelamente a questo mi sono rivolto alle esperienze asiatiche, grazie anche a internet, alle foto di sé, e ho preso a modello gli strumenti asiatici, e quindi ho impiegato moltissimo tempo a fare le multiche, che sono queste ocarine singole messe insieme che permettono di avere un'estensione doppia, tripla rispetto all'ocarina normale. Però, pur avendo impiegato tantissimo tempo, non sono mai arrivato a dei livelli eccellenti, perché è molto difficile rendere compatibile il timbro dei vari pezzi messi insieme, e quindi adesso è un periodo un po' di stasi, che l'ho messo un attimo da parte. E invece mi sono reso conto che lo strumento può dare moltissimo anche con un'estensione limitata, e quindi mi sono portato allo studio delle ocarine di Budri, appunto, con 10 fori, che con pochi fori però privilegiano il timbro, la sonorità, quello che di più bello lo strumento può dare.
Quello che attualmente trovo mancante della mia esperienza è il contatto con... io non sono musicista, quel poco di musica che so l'ho appresa dopo aver approcciato la carina, e mi manca un po' il contatto con i musicisti, perché tante volte mi incapponisco su delle cose, vado avanti dei mesi e poi casualmente capita il musicista che mi dice guarda che stai facendo una cosa che non va bene, cioè manca proprio il rapporto. A tal proposito, ad esempio, vedrei molto proficuo degli stage di costruzione, proprio tra costruttori e musicisti, dovrebbe essere di più giorni, dove ci si trova e si costruisce, si modifica e si fa, si cuoce, non so se la cosa fosse possibile, però se si realizzasse questa cosa. Io avevo partecipato da un altro produttore molto bravo, austriaco, e a una tre giorni di questo tipo qua ed è stata una cosa bellissima, ognuno faceva, si confrontava, sì. E lì si è cresciuti un po'. Questa potrebbe essere una... Oltre a questo, comunque, tutto questo impegno bisogna poi vedere se è finalizzato a una resa, a un reddito, a un profitto, perché d'accordo la passione che ti porta a fare cose, però se c'è anche poi una resa, se si riesce a vendere quello che produci, è un ulteriore stimolo per andare avanti. E questo non so come possa essere attualmente in Italia. Vorremmo rivolgerci, magari dare ad Emiliano queste cose da portare ambasciatore in Asia, andiamo a fare concorrenza agli asiani. Ma non è tanto questione di concorrenza, questi grandi mercati che apprezzano forse più di noi. Tu hai sollevato un problema che bisognerebbe anche analizzarlo, e volevo portarvi appunto per questo delle esperienze, perché come stavo dicendo mentre tu parlavi con Giampaolo, questo che tu hai sollevato tu per me è un problema relativo alla tua attività. Tu sei un costruttore bravo, hai strumenti di grande qualità, non è importante che tu sia musicista, dovresti avere la collaborazione. Io il mio tempo lo posso anche dedicare a tutti, per il problema è che la distanza, molte volte faccio fatica a volte ad andare a Mira, che ho un'ora di macchina, per dire, fatica nel senso che trovo il tempo. Cioè, se tu trovassi la tua zona che hai solo dei musicisti, non è così scontata o così strana questa cosa che lui ha messo in piedi, questo settimino, gli ha dato valore, gli ha dato crescita di qualità, gli ha dato visibilità, hai capito? E, cosa succede in Oriente? In Oriente succede che ci sono, perché in Corea del Sud ci sono 150 costruttori e in media hanno dai 10 ai 20 dipendenti. La Noble ha un fatturato di 4-5 milioni all'anno. Ragazzi, qui stiamo parlando di numeri che di grandi aziende, non di piccole e medie imprese, di grandi aziende, ma loro funzionano così anche in Cina. Lui, nel suo piccolo orticello, vive in una città di 15 milioni di abitanti. C'è da lavorare anche per i topi, cioè, capito? È così la vita, no? Cosa fa lui? Va dal politico e dice: io voglio proporre la mia attività a livello didattico. Prende la palla al balzo il fatto che hanno proposto l'Ocarina nella scuola dal punto di vista propedeutico, e il politico raduna in un rione della città, e 15 milioni di abitanti, in un rione, no? Che ce ne sono non so quanti, come Bologna, anche di più, e il politico prende da parte il direttore didattico di tutta una serie di scuole. Il direttore didattico fa una riunione, come noi oggi, con tutti gli insegnanti di musica. Dice: signore, da domani iniziamo a provare a proporre anche l'Ocarina. Ogni scuola hanno in media 4-5 mila studenti. Il numero si è già fatto, da noi purtroppo sono cose che sono irrealizzabili in così grandi numeri, ma sono assolutamente realizzabili. L'altro giorno si è parlato con Fabio, che adesso lui porterà anche le sue idee, le sue esperienze, però se si facesse più ragnatela, più unione fra gli insegnanti, specialmente anche voi, avete spesso tutti un ruolo a scuola, no? Vabbè, magari, però avete una continuità, chi non solo nella scuola pubblica, anche nelle scuole più piccole, che molte volte è anche più facile agire su queste cose. Tramite le scuole piccole noi andiamo dentro le scuole e portiamo nel nostro piccolo dei numeri. Noi abbiamo 50 ragazzi a 20 voglie nella scuola di 20 voglie che fanno carina.
a Morinella, Fulvio c'è già un'altra classe e ne hanno 25, a Budrio ne hanno, anche lì vanno nelle scuole, a Medicina stanno facendo un altro progetto, quindi questo mi basta anche che ognuno di noi avesse due o tre scuolette da portare avanti. I miei giovani, io spero un giorno, voglio un giorno, il mio successo non è stato farli suonare bene, il mio successo sarà se un domani riesco a fargli avere nel portafoglio due soldini grazie a questo lavoro, allora sì che posso essere felice. Poi suonano bene anche se non ci fossi stato io, anche con gli altri, perché questi lì sono tutti ragazzi che suonano anche i sassi. Però se vogliamo dare veramente uno sviluppo al nostro sistema, bisogna darci un attimino da fare in questo, capito? Cioè, tu lo so, cioè, la risposta che do a te in questo caso sarebbe di spronare i tuoi amici musicisti, ammesso che tu ne abbia lì, o motivarli in questo, non lo so, di più non so cosa fare. Se abitassi vicino a te, riguardo alla formazione che sia per i costruttori, noi abbiamo bisogno di farla anche per gli insegnanti. Noi a oggi abbiamo tanta richiesta per imparare questo strumento, non abbiamo docenti da fare. Come in Cina siamo. Quindi uno degli obiettivi che ci dobbiamo dare è realizzare questi master sia per formare insegnanti, ma anche master riguardo i nostri ragazzi, perché loro sono bravi a suonare adesso, ma hanno zero esperienza a insegnare. Voi sapete benissimo cosa vuol dire partire dal flauto traverso, fare i concerti e poi arrivare a trovarsi in fronte. Venite ragazzi, venite, sedetevi. Ci chiedono di fare formazione dalla Cina, dalla Corea, dal Giappone, però facciamo anche per gli italiani. Questo sarebbe molto bello, questo discorso. Perché noi facciamo masterclass. Okay. Andiamo avanti. Che è di grande importanza adesso. Se, a mio avviso, anche se ovviamente non è facile, occorre in qualche maniera proprio fare un discorso che parta dai territori per ritornare a questi aspetti. Io ho un periodo adesso che sto lavorando, è il centenario 15-18 della Grande Guerra, ho lavorato e sto lavorando anche con un musicista che è Carlo Perucchetti, che ha un'associazione che si chiama Musica e Grande Guerra. Non vi rendereste conto di quante ocarine c'erano al fronte, ocarine dalla parte italiana e ocarine dalla parte austriaca. Non vi rendereste conto di quanto, ormai sono più di 40 anni che faccio ricerca sul campo, lavorando anche per 11 anni con Roberto Leidi, di quanto nelle case dei contadini non ci fossero ocarine. Anzi, addirittura nelle zone di confine non si chiama ocarina, ma è un misto fra cucco e ocarina, e si chiama cucarina. Sono dei libri anche. Quindi per dare l'idea di quanta, cioè di quello che era. Io stesso avevo mio padre che si dilettava a suonare l'ocarina, mai imparato, e per dare l'idea di come in qualche modo occorra ritornare in rete, ma ritornare nel terzo millennio, perché giustamente, come dice Emiliano, il discorso è che noi possiamo fare tanta realtà amatoriale, ma ogni volta non abbiamo raggiunto un traguardo, abbiamo fatto un progetto e l'abbiamo chiuso. Se non si riesce a creare una realtà che faccia la pandan con un mondo che sia in qualche maniera apportatore anche di redditi, grandi, piccoli, partendo ovviamente in progress, credo che sia molto difficile riuscire a fare attività per qualsiasi situazione. Ecco, e in questa logica appunto io chiuderei questo primo giro, tra virgolette, di esperienze con Fabio Menaglio. Devo dire che provocatoriamente ho detto prima passiamo dalla tradizione. Con Fabio Menaglio supera di 70-80 anni questa razza, però considerando che gioca in casa, a questo punto gli ho detto aspetta che facciamo così, perché Fabio è l'erede e che erede delle realtà che vanno da Donati, splendido peraltro il suo sito, da Donati, vanno ai fratelli Mezzetti, a Vicinelli, vanno a Cesari, vanno a Chiesa, vanno a Mignani e vanno a Fabio Menaglio, per citarne solo alcuni, che abbiamo citato i grandi. E quindi Fabio
di cento di Budrio. Ma diciamo che io costruisco le ocarine dal 1989, come tutti pensano, però diciamo che non mi vorrei dilungare adesso sulla mia storia, ma coglierei l'interesse anche di Emiliano e anche dei musicisti di capire le esigenze dei musicisti. Perché molte volte, come diceva anche altri costruttori, ci si trova un po' isolati dai musicisti, non si ha un raffronto con loro. Diciamo, facciamo anche la premessa che costruire roccarine non è sempre facile, a volte è molto frustrante perché si va ad agire, come loro sanno bene tutti, su un materiale che si muove. Molte volte diciamo che mentre si è lì che si fa, suona bene, dopo si asciuga, avvengono tutte delle trasformazioni, non suona più bene come prima. Altre volte succede il contrario. E andando a volte anche a rapportarsi con i musicisti non è sempre facile, perché a volte si segue più una strada e ci si accorge poi che si va fuori strada e ci si allontana da altri musicisti che approstavano quello strumento. Quindi diciamo che non è facile accontentare tutti. L'ocarina è uno strumento in equilibrio precario, se si va in certe direzioni si penalizzano altre, e quindi alla fine si deve cercare un compromesso. Diciamo che purtroppo io di questa attività ci devo anche campare rispetto ad altre persone che lo fanno per passione, che quindi eventualmente possono dedicare più nella sperimentazione. Quindi dovendo fare un prodotto a un basso costo, perché se ci si vuole mettere sul mercato, vendere a grossisti con tutta la catena filiera che c'è della vendita, diciamo che bisogna tenere dei prezzi veramente bassi, quasi difficili da riuscire a mantenere, e quindi si cerca di tenere un prodotto a una media molto buona e puntare anche sulla facilità di realizzazione, perché a volte seguendo delle perfezioni si riesce ad avere delle perfezioni su piccoli quantitativi, però non so, ne costruiamo 10, facciamo in un metodo, riusciamo ad avere 9 strumenti, una media molto alta, e casomai una non tanto buona. Andando in altre direzioni, casomai saltano fuori 2 strumenti eccezionali, però gli altri 8 non è che si possono buttare via. Quindi diciamo che è un equilibrio, appunto, che bisogna riuscire a trovare. E diciamo che mi piacerebbe in questo contesto, appunto, capire anche l'esigenza di più musicisti possibile per fare un'idea generale. Credo che sia un po', secondo me, una chiave di lettura da utilizzare, da impiegare, e questa credo che possa essere una delle prime occasioni. Tanto mentre attendo dai musicisti domande ai costruttori, vorrei ripartire appunto da Zhongpei per chiedergli dal punto di vista cinese quali sono i repertori musicali. Sì, se volete ve lo spiego io velocemente, altrimenti ci mettiamo 20 anni. No, spiegami, intanto. Quello che è l'ocarina in Cina è una situazione un po'. Tanto c'è un bacino di utenza al 95% di dilettanti, per quello che riguarda le persone della nostra età. Per quel che riguarda le scuole, sono attività didattiche con musiche tipiche cinesi o musiche propedeutiche, come utilizziamo più o meno noi, insomma. La differenza è intanto che loro non leggono un sistema convenzionale, che ci dovrebbero quattro spazi, ma leggono con un sistema inventato in Francia di 800, che sono i numeri.
Avete mai visto le partiture con i numeri? Insomma, la musica tradizionale cinese viene letta con questo sistema. Numeri dall'1 al 7, in più delle sigle di fianco per le ottave diverse, e sopra i valori musicali come i nostri. Questo è un handicap grossissimo da insegnare là, veramente terribile. E poi l'attività, diciamo, musicale legata ai concerti d'ocarina è molto pop rock spinta, no? Questi teatri con la musica a 2000 watt, ocarine doppie, triple, quadruple, e chi spinge più forte vince. Avvicinarsi a Settimino in Cina oggi è ancora abbastanza utopistico, cioè è molto difficoltoso, però lui sta spingendo molto per questo, lui sta lavorando in maniera positiva per lavorare sulla tradizione italiana, cioè questo, cose che incoraggia il sud invece sono molto molto avanti in questo, anche come qualità, abbastanza, una qualità abbastanza alta di Settimini e anche di produzione di ocarina di Settimini, con caratteristiche sonore veramente molto lontane dalla nostra tradizione italiana, questo lo specifico in maniera molto sincera e onesta, nonostante le ocarine Noble oggi siano sul vista del mercato internazionale uno dei Settimini qualitativamente parlando più buono, insomma, ecco, in maniera generica. Questo qui, diciamo, ho un po' deteriorato anche un po' come magari chiedendo adesso Pecchio ha attivato due gruppi, ecco un ragionamento per essere là, ecco, in che modo ti sei avvicinato, cioè qual è l'influenza per esempio della tua tradizione musicale veneta, in che modo ti rapporti con la musicalità dell'ocarina di Budrio e così via, insomma, come dicevo prima, da noi l'ocarina era un cimelio da tenere in casa, da qualche parente, da farlo sentire in maniera così spontanea. Poi, quando è iniziato, ci interessa, sono rimasti in gruppi e quindi direi che comunque l'influenza viene senz'altro da Emiliano, perché è colui che ha portato diverse musicalità da proporci e dopo da lì ci sono fatti altre evoluzioni, adesso Gildo ha fatto il controllo, ha fatto diversi arrangiamenti, diverse cose, anche per gli insegnanti hanno già fatto qualche cosa per noi, insomma. Quindi diciamo che mettiamo nel gruppo fino amatoriale in forma popolare. Loro sono musica da film e anche mi sembrerebbe qualcosa di classico versione quanto di quindi non è che abbiamo una proposta musicale, ci avviciniamo un po' a quelle che erano le tradizioni, anche le tradizioni popolari sono importanti nate per l'opera. Comunque due cose che stiamo investendo idee e cose per un futuro e aggiungo che mi auguro, come diceva Emiliano, anche Marzia, che questi interventi si portino avanti dal futuro, perché sono molto 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 importanti per la crescita di tutti. A riguardo di questo, Giampaolo, se dovevo far intervenire questi gruppi, sì, come loro e le ragazze, perché loro hanno veramente dato non dico una svolta, ma una direzione proprio voluta anche sul repertorio lontano dal tradizionale, e secondo me molto interessante. Loro, così come le ragazze delle Gagrosche, perché qui abbiamo proprio Silvia, che è una ragazza di Mora, che lei è la direttrice del gruppo anche, quindi loro ti possono dare delle risposte molto interessanti. Sì, magari proprio partendo da loro, prima stavamo dicendo che per caso qualcuno pazzo rinchiudesse per un po' di tempo questo gruppo all'interno di questo locale, si perderebbe il 90% del suonare l'ocarina in Italia. E ho detto, non dimentichiamo che potremmo anche soppiantare le livornesi dicendo siete state sostituite da un gruppo di pisane. Bellissimo, per un livornese è il massimo della... quando dico così quando dico così a un amico cantatore anarchico che è Pardo Fornaciari, che non so se lo conoscete, è un insegnante
personaggio che non manca mai, ecco, per 20 minuti mi tente, di insolenze splendide ricordi, prego, con questa premessa. Chiedo scusa per la voce, sono un po' raffreddata. Per quanto riguarda le scelte del nostro repertorio, in realtà abbiamo iniziato con il repertorio tradizionale tosco-emiliano, in particolare con gli arrangiamenti di Emiliano. Poi in realtà ci siamo trovati ad avere necessità, voglia anche di esplorare altri repertori e semplicemente ci siamo chiesti che cosa volevamo fare e quindi siamo andati poi a scegliere altri tipi di musica, a sperimentare anche, perché abbiamo iniziato dalla musica popolare internazionale per quanto riguarda le nostre trascrizioni e poi abbiamo anche provato con la musica contemporanea, musica originale, però ci siamo comunque trovati al fatto che la musica popolare è quella che comunque con l'ocarina rende meglio. Cioè, non lo so, come l'ocarina è nata un po' con la musica popolare, quindi indipendentemente dal tipo di musica popolare noi siamo più vicini a questo genere. E, all'inizio il nostro repertorio era popolare, folk, internazionale, quindi diciamo, facevamo un pezzo, un tango, un valzer, una pizzica, una tarantella, un pezzo irlandese e adesso invece ci siamo proprio specializzati, abbiamo un repertorio brasiliano, un repertorio irlandese e musica da film anche come gruppo di Villara. E semplicemente a volte anche nascono per caso i repertori, tipo sentiamo qualcosa alla radio oppure qualcosa che ci piace, allora diciamo ci sarebbe da fare questo, facciamo questo, quindi è anche molto estemporaneo a volte. Siamo un po' tipo va dove ci porta il cuore, ecco, va dove ci porta l'orecchio. Poi noi abbiamo nella nostra zona, l'ocarina non è uno strumento tradizionale come qui dove c'è appunto una cultura di popolari, da noi più che altro suscita curiosità perché è uno strumento piuttosto sconosciuto, comunque appunto sentimenti di ocarina non ce ne sono, quindi in molti casi ci è capitato di fare delle esibizioni, dei concerti in cui ci hanno proprio chiesto di partecipare, ma noi siamo fortunati che abbiamo Silvia che è una compositrice, quindi da questo punto di vista può arrangiare, abbiamo fatto delle musiche originali per degli spettacoli teatrali, per esempio con l'ocarina, che è stata una cosa, mi immagino, abbastanza nuova, cioè dalle nostre parti, anziché usare l'orchestra, insomma gli strumenti diciamo classici come uno si sarebbe aspettato, abbiamo fatto le musiche di scena degli spettacoli con sistemino di ocarine. Magari, ecco, anche quello lì è un repertorio che è nato sul momento e, come dire, almeno nelle nostre zone è stata una cosa abbastanza inaspettata. Cioè nelle nostre zone quando andiamo a suonare a volte ci chiedono anche che strumento è, come si chiama, di cosa è fatto, cioè non... Sì, non è conosciuto. Se è di legno, sì. Sì, quello poco. Anche se questa cosa... Anche a Butri lo chiedono ancora. Non è possibile. Io so che esisteva la prima, mi dicono ogni tanto, non sapevo che esisteva un gruppo. Per esempio anche a me è successo, parlando addirittura con un professore del conservatorio, che lui lo sapeva cos'era l'ocarina, e per ritornare al discorso dell'ocarina nelle case, anche nel periodo della guerra c'era un professore che mi ha detto mio nonno aveva un'ocarina, io avevo un'ocarina in casa. E poi andando un po' a sentire, in realtà anche da noi un pochino di tradizione c'è, solo che si è persa. Secondo me, ora non sono andata a fare delle ricerche, però probabilmente nella Lucchesia, anche fino agli anni 50-60, è molto probabile che ci fossero delle ocarine in casa, almeno due o tre
persone le ho sentite e quindi non lo so, però poi si è completamente persa. Senza dimenticare che un costruttore di Budrio ha lavorato in Liguria, Cesari lavorava a Sanremo, per cui e produceva, e quindi non è da escludere che la strada in qualche modo rivierasca appunto la possa essere stata anche percorsa, soprattutto anche nell'ambito delle attività che si facevano, degli scambi e anche non ultima, prima parlavo della Grande Guerra, anche la vita militare. Io ricordo un cantastorie che viveva facendo la sua attività per tre quarti dell'Italia settentrionale e parzialmente centrale fino alle Marche, si chiamava Marino Piazza e vendeva le ocarine di Mignani. Io ricordo a Torino diversi anni fa, lui finiva sempre in un mondo apparentemente fuori da ogni realtà nel rapporto ocarina eccetera, che si fermò in un bar e girava sempre con un pacchetto semi chiuso eccetera, gli cadde il pacchetto e era pieno di ocarine e si sparse in questo bar vicino alla stazione. Tutti cominciarono a chiedere: ma cos'è sta roba? Lui ovviamente prese la palla al balzo, suonò un pic 20 secondi e vendette 50 ocarine. Non è quello che può rappresentare il futuro dell'ocarina, però per dare l'idea comunque che magari in certe occasioni ci possono essere, anche se personalmente ritengo che le prime situazioni dal punto di vista così della divulgazione possano nascere anche e soprattutto nell'ambito della scuola. Chiedevo appunto anche ai veronesi se, cioè anche dal punto di vista loro delle esperienze, in che modo appunto il rapporto tra scuola ocarina e mondo musicale si sviluppa o potenzialmente si potrebbe sviluppare. Posso aggiungere una considerazione? Prego, stavo per dire prima di... Approfittando della domanda che viene rivolta, provo ad aggiungerne una che vuole essere anche una provocazione, un po' a tutti, ai musicisti, ai costruttori, all'etnografo, perché mentre lui parlava prima mi sono risultati molto significativi questi due aspetti. Il primo è che effettivamente se qui c'è rappresentato il 90% diciamo della situazione ocarinistica italiana ed è proprio così, proprio in virtù di questa cosa qua mi veniva in mente un parallelo. Adesso perdonate se faccio questa piccola premessa un po' da musicista, ma lo faccio per mettere la domanda un po' più in chiaro. Immaginate una situazione di questo genere nel 700, quando i grandi liutai in qualche modo erano in rapporto con i grandi esecutori dell'epoca, dal barocco a dopo il barocco. Una situazione analoga fra chi costruisce un violino e chi lo suona, il che è il punto di partenza per fare una riflessione. Nel violino, per quel poco che ne so, c'è stata una rivoluzione. Dopo il barocco è arrivato un certo Paganini che, come sapete, ha sullo stesso strumento sul quale si realizzava il barocco ha operato uno sconfinamento attraverso il modo di suonare e ha portato le innovazioni che oggi tutti quanti cercano di valorizzare, cercano di raggiungere. In effetti il modo di suonare di Paganini era diverso da un musicista di barocco pur virtuoso, perché il barocco era pieno di virtuosismi, ma non così come lo è stato. Allora, la domanda e la provocazione che voglio porre è questa. L'ocarina esiste, è così nelle varie misure, nelle varie dimensioni, però sostanzialmente lo strumento è completato, è a disposizione. La domanda che farei a un musicista è:
Ma i confini e il potenziale, le potenzialità di questo strumento sono già tutte quante sfruttate e utilizzate, oppure c'è un modo per intravedere una specie di sconfinamento? Perché tutti i grandi strumenti ad alta diffusione hanno due peculiarità. La fisarmonica è uno strumento popolare, storicamente popolare, però con la fisarmonica si fanno i valzer, ma si suona anche Rossini al più alto del virtuosismo. Lo stesso vale per altri strumenti. Per l'ocarina è possibile intravedere lo stesso parallelo? E se è così, e io penso che sia così, quali sono le riflessioni che un musicista fa rispetto alle potenzialità che quello strumento dovrebbe dare? Oppure al contrario, quali sono le, spero che su questo non mi risponda Emiliano perché la sua risposta mi metterebbe sicuramente in crisi, quali sono le cose che, le peculiarità che un musicista deve offrire a uno strumento perché quello strumento abbia quella stessa parabola o una parabola simile a quella di uno strumento così forte come è stato lo strumento ad arco e che ha conosciuto sia nella sua costruzione. E quindi lì i grandi liutai si sono scannati perché ciascuno si accreditasse le benevolenze allora delle case più ricche europee, i vari guarnieri, stradivari, amati, sono famiglie intere, ma poi c'erano quelli che facevano le copie, che erano degli strumenti che suonavano benissimo anche quelli. Quindi si sono azzannati per realizzare il capolavoro. Qui questa è la centrale del mondo dell'ocarina. Noi sappiamo che nei paesi asiatici, in Corea e in Cina, diventa lo strumento a diffusione popolare, lo strumento nazionale, quindi è uno strumento che deve poter offrire tutta la gamma per arrivare dal popolare fino al suo massimo. A che punto siamo, secondo voi, secondo il musicista, secondo il costruttore, secondo l'etnografo, a che punto siamo oggi sull'ocarina? Boh, io non saprei rispondere. Tanto buonasera a tutti. Ovviamente questo aspetto effettivamente è centrale oggi, almeno secondo me, perché anche noi sul nostro territorio, che è Verona, la provincia in generale, abbiamo un problema di credibilità legata al pregiudizio. Noi siamo siamo seri in quello che facciamo, cerchiamo di farlo in un certo modo, ma non sempre siamo ritenuti tali, a meno che uno non venga poi effettivamente ad ascoltare, allora cambia l'approccio, perché è sempre un gioco. Ah sì, sono io, carino. Soprattutto insomma anche in un ambiente probabilmente legato geograficamente a quello che è il nostro, dove c'è una mentalità di un certo tipo. E allora probabilmente il problema è nobilitare lo strumento, nobilitare l'organico del settimino. E come può avvenire una cosa del genere? Storicamente con altri organici, altri strumenti, altre cose, questo secondo me avviene con l'arrivo di un repertorio originale. Perché quando un organico esegue un repertorio originale, scritto per quell'organico, allora ha un certo spessore, che magari non è tanto diverso da quando suona un overture di Rossini, anzi, però per il grande pubblico e anche e soprattutto per gli addetti ai lavori, per i musicisti stessi, avere la possibilità di suonare un repertorio, e mi aggancio al discorso del repertorio, originale per ocarina è importantissimo, creare uno standard, qualcosa che sia riconosciuto. Questo strumento fa questo e lo fa solo quello strumento, quell'organico suona questo e lo suona solo quell'organico. È un po' quello che è successo, forse è successo questo sicuramente nella musica per banda, per orchestra di fiati, dove una volta la banda era quella che passava per la strada a fare il parazzo, oggi è questo, ma è anche un'orchestra di fiati che ha un repertorio di un certo tipo riconosciuto a livello anche internazionale. Probabilmente il futuro di questo strumento sarà nella creazione di un repertorio originale, che sia
dedicato, ma potrebbe essere, insomma. Hai detto delle cose, tutto ciò che hai detto è il vero, è la verità. Il fatto che viviamo male, con la carina in mano, perché siamo criticati, è vero, eh? Io andavo da mio maestro, fortissimo, dicevo, facevo i concerti per la carina, mi guardava, come dire, poveretto, si è messo male, no? E poi mi trovo però che sono invitato da Corrado Giuffredi a fare il concerto con lui ad Tutorano Paganini. Quindi scatto comunque anche un meccanismo di dire come maestro, siamo deficienti. Perché il mio maestro è qui. Perché mi chiama Corrado Giuffredi, orgoglioso di avermi lì con lui, ma non solo lui, altre realtà importanti. Questo purtroppo nel mondo ci sarà sempre, quello che ti guarda bene o male. Il fatto di essere credibile, questo è la cosa più importante. Se io ti offro un prodotto di qualità e non ti piaccio, ci sta, no? Ma se ti offro un prodotto di qualità inattaccabile e mi critichi, ne parliamo, ci mettiamo al tavolo e ne parliamo. Poi se non ti piace carina perché ti fa schifo lo strumento, a molti non piace, capito? Questo ci sta, non mi piace l'oboe, non mi piace il violino, non mi piace il flauto, cioè, questo però noi purtroppo viviamo in un mondo falso per queste cose qua. Perché la Corea del Sud e l'Oriente, anche loro vivono questa cosa qua, questo pregiudizio? I gruppi, le realtà ocarinistiche, la maggior parte di quelle che esistono sono molto dilettantisti, con un rapporto di qualità molto basso, medio-basso. Quando si vanno a proporre in realtà importanti, vengono mastinati. E non ha, il mercato è per quello che io mi arrabbio. Perché, specialmente anche, sto rinunciando anche a delle realtà lavorative, andare a insegnare a delle capre, quando sai che purtroppo no, ora c'è qualcun altro a insegnare là. Io voglio riuscire ad andare a insegnare là per portare, non so se ci riesco, una mia esperienza di crescita. Se c'è una crescita continuo, se non c'è una crescita spaccata. Questo è quello che io voglio riuscire ad arrivare a fare. Ma la mia idea di riuscire anche qui a sfatare questo tabù, che io sicuramente non ci arriverò alla fine della mia vita, no? Anche se campo 150 anni, però se noi lavoriamo sulla qualità, ragazzi, è la cosa che è fondamentale. E vinciamo su questo pregiudizio. E poi piaccio a te, faccio schifo a lui, questo si sta nella vita. Gildo, dimmi un attimo che tu so che c'hai la faccia. No, mi hai chiamato prima per il violino, allora. E ho conosciuto l'ocarina in un modo giocoso, un modo semplice, un pomeriggio tra amici veramente, con persone con esperienza, hanno portato un esempio, una storia, hanno raccontato il fascino anche della storia dell'ocarina, no? Che è molto legata alla terra, non solo in senso materiale, ma anche in senso storico, culturale del nostro territorio. Quindi mi ha affascinato il timbro innanzitutto dello strumento. La cosa che mi ha colpito molto è stata come per Renato, proprio la terra che ha suonato in mano, no? La cosa semplice che suona. E ho sentito che è uno strumento limitato fin dal primo giorno che l'ho conosciuta, cioè i limiti dello strumento, che non può fare un crescendo, non può fare un diminuendo, a meno che l'arrangiamento lo porti in un gruppo di persone, e subito il passo successivo è stato quello di essere parte di un gruppo. Emiliano ci sfidò quasi, cioè, fate un gruppo che vi aiuto, e poi abbiamo visto che si poteva fare di più con l'ocarina insieme. Questo concetto, secondo me, è da tenere in primo piano nell'ordine di pensare al futuro dell'ocarina. Cioè, i ragazzi, i giovani, i bambini nelle scuole, perché si appassionano all'ocarina piuttosto che a, lo dico così senza il pelo sino da Yamaha, sia qua presente al flauto dolce, della Yamaha di plastica, che è lo strumento utilizzato nelle scuole italiane per far musica, almeno nella scuola media, un po' fin dalla primaria, non si comincia con il flauto. Strumento portatile, costa poco, può essere acquistato, non si rompe se ci cade, e via discorrendo. Però è uno strumento che non ha un timbro, mi avrebbe mai affascinato se quel giorno ci fosse stato un flauto dolce a quell'incontro. Avrei visto, beh, è stato un pomeriggio, mettiamo via la cosa, suono il violino, non ci penso più. E invece il continuare su questa strada è stato proprio il fascino di quel timbro, che io vorrei può legare discorsi vari, no? Tornare un po' al discorso dei costruttori, cercare, perché la peculiarità dell'ocarina italiana, quella che costruite voi, ed è molto diversa dall'ocarina di plastica, senza nulla togliere a Don Pei che si presenta, spero non me ne voglia, all'ocarina orientale, che è molto precisa, dal mio punto di vista, poi sono in tanti qui, no? Molto precisa, però piatta.
sì, non voglio esagerare senza offendere troppo, no? Però piazza. Noi musicisti, chi suona l'ocarina e cerca di farlo in maniera credibile, come dice il collega, si scontra con, una con un tipo di problema, cioè l'intonazione, no? L'intonazione per buona, molto buona, per più buona possibile, noi cerchiamo strumento intonato, quando vengo da voi, ne provo molte, quella più intonata almeno deve essere intonata, no? Poi deve avere un bel timbro. Ciò che Stradivari fece all'epoca non era poi seguire solo Paganini, ma era un discorso di apertura di suono potente, ci cambiamo le cose, no? Dalla corte del principe, Beethoven non faccio la storia della musica, la sapete meglio di me, poi aveva bisogno di uno strumento potente. E quindi furono proprio i musicisti, secondo me, non so se direttamente attorno a tavolo, ma comunque attorno a loro, che chiedevano uno strumento diverso. E noi cosa cerchiamo? Un'ocarina, sapendo i suoi limiti, conoscendo benissimo le potenzialità, non cerchiamo uno strumento che sia più potente, come questo, ma più caldo, preciso e caldo. Ovvio che chiedo niente, no? Però guardate che in questa direzione, e poi chiudo, questo fascino che ho sentito io, l'ho visto suscitato nei bambini, nei ragazzi della scuola dove io ho cercato di seminare questa idea dell'ocarina, no? Poi ho qui i colleghi vicepresi della scuola, ad esempio, no? Che sono l'ocarina, prima ho prodotto lui e poi i bambini. Però loro credono che questa. Non parlano, l'ho visto in piazza, i primi di novembre c'è una sagra da noi in piazza, no? E un bambino ha rotto l'ocarina a un altro bambino. Perché poi l'insegnante di musica è piaciuto il timbro, ha detto io voglio sostituire il flauto con l'ocarina, ci ha fatto un cuore così. E diventa un problemino, perché l'ocarina costa, l'ocarina si rompe, insomma, ha altri limiti oltre che quello del suono, no? Che può. Per cui i costruttori dovrebbero pensare anche a una cosa del genere. Come è venuto, si è arrivati a una specie di soluzione, posso dirlo? Economicamente vantaggiosa, limitando i fori. Sappiamo bene che chi mi il fa il nodo 3, ad esempio, sì, non tutte lo riescono così al volo. Se fai fino a un do re al massimo, puoi contenere il costo e essere abbastanza sicuro del risultato da farle poi in serie. I ragazzini hanno partecipato a un incontro, un laboratorio, in cui hanno partecipato alla costruzione dello strumento, mettendo la sigla, il proprio nome, facendo i fori. L'hanno sentita uno strumento fatto in parte da loro, e questo è stato il quid che ha fatto vincere la reticenza della credibilità. Quindi il bambino dice, torna prima, ho rotto l'ocarina, gli hai rotto l'ocarina, non è vero, l'hai lasciata tu incustodita, sì, ocarina, parlavo di ocarina, non di PlayStation, questa cosa, non so se vi rendete conto dell'importanza che può avere una cosa fatta con le mie mani o parzialmente in un tempo come adesso. Per bambini che hanno tutto subito, hanno la plastica, ma non hanno più il contatto con le tradizioni, ma lo recupereremo subito questo, e avremo un futuro di musicisti probabilmente, non tutti come i ragazzi qui, però voglio dire amatori perlomeno dell'ocarina, e che non vedono un concerto di ocarinisti come una cosa strana, perché per loro è uno strumento che hanno conosciuto, che sentono loro nella loro storia di crescita, non storia in senso culturale, proprio storia di vita. Per me è importante questo, far arrivare ai bambini e ai ragazzi uno strumento non in plastica. Perché se anche si rompe o lo cambiamo, lo aggiustiamo con l'attac, però è un'altra cosa, è il timbro. Sono d'accordo, vi faccio questo esempio qua, anche voglio far parlare un attimo a Renato, che ha un'idea anche bella, molto interessante, sui pregiudizi di questo strumento, che purtroppo l'ostacolo più grande da affrontare. L'anno scorso Marzia, organizzando un festival che fa via del Givoglio, festival internazionale che si fa da 30 anni, e aveva, così io spingendo anche con lei, detto facciamo un concerto, una parte del concerto, non tutto, una parte con un gruppo d'archi di alta qualità e con due carine soliste, un repertorio che io ho una vita che sto provando a lanciare, provando ad arrangiare, a rivedere, eccetera, eccetera, e anche lì abbiamo trovato un ostacolo vinto con i soldini, ok? Lei chiama questo quarto d'archi del comunale di Bologna, tutte le prime parti del teatro, fra l'altro qua sono
alcune collaborano con noi della scuola, però un cachet per loro che non potevano dire di no, ok? E hanno provato comunque a dirottarmi, dice, ma non sei sicuro di voler fare col flauto la tua parte, no? Perché c'era Luca Milani con clarinetto, no? Che faceva la sua parte, e io e Fabio Italiani che facevamo la seconda parte con la carina. E lei si è proprio impuntata e ha detto assolutamente no, o venite e fate questo programma, altrimenti state a casa. Cioè, questo qui è stato. Adesso cosa succede? Che sono quasi loro a venirmi a cercare. Poi loro sono venuti anche in Cina con me, perché loro hanno dato un e anche lì i soldini. Però il soldo aiuta sempre, no? Come nell'opera di Rossini, no? Con il soldino si ragiona meglio, no? Però adesso si propongono anche, perché ovviamente a quei cifre lì non è che sono suonati i concerti tutti i giorni, no? E poi io sempre gratis se gli altri che pagano, che sono pagati, non funziona neanche così, no? E sono quasi loro a dire, ma non si fa più nulla? Sì, si potrebbe fare, ma no, guarda, se non si possa venire anche. Cioè sembra quasi, non che siamo convinti con questa cosa, però ha colpito molto questa fusione fra un gruppo di arte grande livello e cose che poi stiamo andando avanti con i ragazzi, anche con la nostra scuola. I ragazzi degli archi ovviamente è un altro livello, ma un livello bellissimo per le loro capacità, perché sono strepitosi, sia gli archi che le ocarine. Però secondo me se si propone sempre un prodotto di qualità è decente, insomma, non si può, se ci mettiamo lì ne parliamo, cioè, non ti piace un corso, fa schifo un altro, insomma. E l'altro punto incredibilmente giusto è quello che tu dici, il repertorio sì, sul tradizionale noi ci possiamo basare, possiamo fare 300 volte, ecco, per 300 anni la Gazzaladra e per Sprizzi e Sprazzi e non so che cosa, perché comunque va bene questo, no? Però manca un periodo di repertorio da queste trascrizioni che ormai ci sono a quello che è la musica contemporanea. Noi abbiamo fatto un progetto col GOB che ce l'aveva lanciato Adelso Rubini, di musica contemporanea. Ha cercato dei compositori contemporanei, alcuni anche di un certo livello, e facemmo, ti ricordi Fulvio, facemmo un Contemporary Earth 1, che poi si doveva fare il 2, il 3, il 4, però abbiamo trovato delle istruzioni all'interno del gruppo, perché poi mancano le capacità, bravi bravi, ma quando si tratta di leggere dei ritmi strani, io devo perdere il mio tempo a far studiare Gianni, far studiare Tizio, far studiare Carlo, e non se ne viene fuori, si vogliono 2 anni per fare un progetto, quindi diventa difficile anche, però questo è l'unico sistema per essere credibili nel futuro, è un repertorio. Io ho un compositore belga che è Sebastian Brad, ti ricordi, appunto, no? Che lui mi sta facendo i buchi nella schiena per fare un progetto, ha scritto della musica e faccio fatica a trovare un organico adatto a questo tipo di musica, perché comunque no, sì, certo, è un progetto che dovremmo fare, ma lo porteremo avanti, e comunque è un qualche cosa, perché può anche musica che non tutti vogliono suonare, però secondo me quello lì potrebbe essere un percorso veramente per avvicinarsi in un mondo nuovo dove lo che non si può stare assolutamente. Mi voleva dire lui, portare un'idea. Io avevo due idee, secondo me potrebbero essere, partendo dal tuo discorso dell'ocarina che costa, no? Che se va per terra si rompe, ne ho avuto la prova io, con quello di medaglio, comunque della musica è ancora l'idea per incrociare il discorso scuole, produttori, musicisti, potrebbe essere questa. Noi, l'apro anche i miei colleghi, collaboratori, costruttori, perché noi, non risparmiando, non entriamo nelle scuole e costruiamo insieme i ragazzi, insieme, le ocarine? Diventa un'attività didattica, culturale. Io questa esperienza l'ho fatta, dicevo prima, per 40 anni ho lavorato con le scuole, perché per me l'integrazione, ho fatto l'inserimento al lavoro, progetto pilota in Italia. La cosa vincente era quella di aprire le porte di queste istituzioni, tra virgolette, per mettere nel mondo normale. E ho cominciato con la mia amministrazione a lavorare con le scuole, elementari, medie, superiori, liceo anche, no? Quando Emiliano, 2 anni fa, ci siamo conosciuti, ha detto, Renato, vengo a fare un concerto, se volete, così, per la nostra amicizia. Allora, una telefonata, il sindaco, il direttore didattico, professore, maestri,
Mignano veniva a fare il suo concerto di Ucarina, ma le persone non conoscevano, come si diceva, cosa sono, nessuno, no? Non conoscono. Allora il sindaco mi disse: Renato, ma tu che hai fatto le Ucarine, che tra l'altro prima di fare l'ho regalato a uno suo figlio che è un musicista, lavora in Inghilterra, mi ha detto: perché prima che venga Emiliano non vai nelle scuole a fare questa cosa e poi quando viene Emiliano conoscono questo strumento, no? Io sono andato due mattine, mi sono preso un permesso, in due mattine avevo 60 bambini delle medie, bambini, ragazzi delle medie, silenzio religioso, saltavano come i capretti. Tutti insieme, ho detto: ragazzi, un pezzo di terra insieme, tagliate, fate, brigate. Maestro, professore, ci dica. Alla fine, mi ho fatto con uno scherzetto, hanno costruito questo materiale, poi gli ho fatto la storia. Questa notte questa terra farà la magia e domani quando ritornerete vedrete cosa succederà. Il giorno dopo, professore, cosa? Fermi tutti, vieni tu Antonio, vieni qui. Antonio, che nota vuoi fare? Il mi. Fai un buco qua. Lei, professoressa, lei ascolti che sa la musica. Il ragazzo suona, mi, ma sei un mago, sei un mostro. Tu Renato, vieni qui, cosa vuoi fare là? Fammi un buco qua. Prova, insegnate, ascolti. Là, alla fine abbiamo fatto 60 carine, le ho cotte nel mio servizio dove avevo il forno, il giorno che è venuto Emiliano le abbiamo esposte, no? Voglio dire, la tua domanda, perché noi non potremmo, in rapporto con gli insegnanti, col direttore, fare un percorso due giorni all'anno, no? In quella scuola, con quegli insegnanti che vogliono fare questo strumento e costruirlo, cucinarlo e farlo suonare. Per me sarebbe un amare lo strumento unico, che potremmo evitare il discorso dei soldi, se si rompe ne facciamo un altro domani, quindi potremmo farli, no? E con questo modo potremmo espandere l'idea. Seconda idea, io ho lavorato per 40 anni con ragazzi disabili e la fatica enorme, ho fatto la ceramica, il teatro, e ho fatto l'animazione, ho fatto di tutto, no? E durante questo momento è stato un percorso di creatività e per me di formazione importante. Ho detto, ho delle persone disabili, vogliamo fare la musica, fai la percussione, avevo ragazzi disabili down e suonavano i maestri. Ma il suono è difficile coordinare, suonare un'ocarina diventa uno strumento impossibile. E l'idea è stata quella, perché noi non facciamo delle ocarine, perché i ragazzi non sanno soffiare, manipolare, metti le dita, metti la presa, neanche noi, perché non facciamo delle ocarine anche grezze inizialmente? Una con un foro che fa il do, una con due fori che fa il re, una con tre che fa il mi e così via. Quello, il ragazzo disabile, che è grave, basta che prema l'unico, l'aschia aperto, l'unico foro, basta soffiare e vi fuori il re, o vi fuori il mi, o vi fuori il la. Quindi potremmo creare un'orchestra con persone disabili che nell'ambito delle scuole fanno parte di questi gruppi di ragazzi per insegnare a usare uno strumento che per loro sarebbe impensabile, non solo per gli altri ma anche per loro, con queste strategie di costruzione che potrebbero aiutarli e renderli capaci e far parte di un gruppo musicale senza difficoltà. Questo per me potrebbe essere una trade union tra scuole, operatori, costruttori nel ampliare, no, la conoscenza dell'ucarina, ma farla come ho fatto noi, abbiamo fatto noi a costruirla. Io ho avuto delle esperienze con alcune persone, il fatto di fare diventa una catena di montaggio, il fatto di costruire. A me non interessava, il bello è quando io penso di quando suoni. Poi c'è il problema, giustamente, no, non suona, suonava, suona peggio dopo che prima. Ma quando tu arrivi là è un'emozione, quando apri il forno e vuoi sentire il tuo lavoro, che poi magari non è bello, però questo ti ricarica e ti dice: ma devo migliorare questa cosa, no? Allora, questo è importante per me, rendere il mondo della scuola, questo incrocio tra musicisti, costruttori, insegnanti, direttori, ad amare ed ampliare questa conoscenza della E posso dire una cosa io, perché Zompecchi faceva notare, io non sono un tecnico, diceva che se si tratta di fare un'ocarina con un foro e due fori si può fare, ma un'ocarina completa con tanti fori fatta nelle scuole così, dice, secondo lui non può. Ma una sola? Una sola, quello più bravo farà tutto, ma ognuno avrà una nota, ogni ragazzo avrà una nota, quindi sono 7-8 note, ognuno avrà una nota. Si chiamano, no, ma si chiamano, vediamo noi nelle scuole cinesi. Rispondo per le mie esperienze, per l'idea che ho io dell'approccio propedeutico, come ho capito, io vengo dall'educazione propedeutica, io il mio primo maestro di propedeutica è stato un luminare, lo ricordo ancora come una persona molto pratica e brava a insegnare la musica.
quindi c'è una cosa più dolce. E io adesso mi approccio con questa, metodologia, con la carina, in poche parole. Io mi sono fatto una mia banca dati di esercizi e brani accattivanti di facile da trovare, accompagnati per forza, anche solo una nota, io inizio con una nota, un sì, tre sì di due quarti, una pausa, tre sì di due quarti, primo esercizio, poi passo là e poi passo sotto, e sotto gli faccio gli accompagnamenti che sembra il concerto di Chopin, capito? Il bambino dice, cazzo, in due secondi so fare un brano musicale, e si appassiona in questo modo qua. Poi si mette tre note, no? Io faccio lì, poi dopo avvicino, solo con la mano sinistra, due, tre, quattro brani melodici che ti puoi inventare anche tu, te li scrivi anche tu, te le do io anche, ho tutto, capito? E tutte cose che ho passato anche a Gildo, a Fulvio, e poi da lì passi a completare la mano testa. Metodi provvedevici che sono fuori libro, di metodo, insomma, non è che si è inventato nulla, capito? Però l'importante è suonare subito, pochi giochi, suonando, il risultato immediato è quello che paga l'attenzione del bambino, insomma, quello del gruppo. E da lì, se una volta che fai fare la scala, hai già vinto tutto, no? Nel senso che puoi fare mille melodie, in do, senza alterazioni, poi passi bemolle, passa fa diesis, la diesis, e gli insegni più o meno tutto. Per gli strumenti io mi avvicino con una do tre, per passo. Una alto sì, ok? Una alto sì, do tre, alto sì. Okay? Però ci sono altri che si avvicinano con altri strumenti. Fabio so che fa addirittura usare le prime tre ocarine, quindi si avvicina. Io le due voci le faccio un pochino più avanti. Io ti parlo della scuola elementare, dei progetti. Partendo dalla prima elementare è un investimento, inizia a lavorare seriamente quando sono in terza, il risultato c'è in terza, diciamo. Già in secondo qualcosa a fare comunque. Gino ti può dare le sue esperienze anche così, perché anche lui, Fulvio stesso, è un maestro di propedeutica, lui lavora proprio su questo, ma più o meno la nostra metodologia è quella lì, insomma. Gino, se tu vuoi dare il consiglio. No, penso che con i gruppi di bambini che magari seguo io a casa, quindi cominciando con poche note, con molta base, diciamo così, di chi accompagna, e poi pian pianino arrivano anche le due voci sempre con la do tre, sempre con lo stesso tipo di ocarina. Poi man mano che la cosa sviluppa si fa il settimino, se riesce subito. Per dargli l'idea delle posizioni di una scala, con fregi di alterazione, eccetera, eccetera, e poi gli ho messo in mano lo strumento, il settimino. E pensavo fosse un disastro, perché io mi sono sempre approcciato a livello didattico, anche nelle mie esperienze orientali, che mettere in mano un settimino per la prima volta è un disastro, cioè un disastro proprio per l'istruzione. Qui cosa ho l'effetto contrario, hanno un orecchio molto educato, quindi loro con l'intonazione, anche non conoscendo lo strumento, incredibilmente da zero, non so, ormai lo credo sarà, però hanno un grado di approccio all'intonazione micidiale, ma l'80% di qualità, perché purtroppo non ho la praticità. Quindi basta già un arpeggino che non ne vengono fuori ancora, però pian piano sono sicuro che se hanno voglia di continuare è un gruppettino quello lì che si può divertire, ma da zero avete messo in mano un attimino, veramente abbiamo fatto 4 conti, non di più. Quindi è sempre in base anche un po' a chi ti trovi davanti, però l'approccio settimino è sempre traumatico. Io ho tanto materiale anche per approcciarsi per il mio, sai, come diceva anche, ma non è che il mio nome è venuto fuori troppe volte oggi, però mi sono trovato anche per forza di cose a crearmi il mio materiale, perché non esiste un materiale didattico per sentimento. C'è anche una tecnica che sto adottando da poco, ma la sto adottando, l'approccio settimino viene fatto anche con una semplice scala in do maggiore, perché uno deve capire cosa viene fuori dallo strumento. È un gioco che ho iniziato a fare con loro durante una settimana musicale, tipo una vacanza, do, re, mi fa sol, di conseguenza l'ocarina in sol mi fa sol, la si bemolle, do, re, poi fa tutta la scala, e ci si trova in situazioni dalla settima alla sesta, di ottave a volte, e poi ci si ritrova negli unisoni, così come quando metti la quinta in ottava e degli unisoni. La difficoltà è quella lì, però è un discorso molto tecnico, bisognerebbe avere un esempio pratico, perché tutte cose poi sapete bene voi, no? L'ocarina deve
il vento deve soffiare in alto, se fai i salti dopo una nota bassa devi mollare, è l'elasticità, e che poi un flautista sa benissimo di cosa si parla, un violinista meno. Cioè, non ha questa elasticità dello strumento a fiato, no? L'obo lo sa benissimo, viene da nota alta a nota bassa. Questo qui più o meno è tecnicamente di violino. Altre esperienze molto belle che abbiamo fatto in conservatorio d'Adria, grazie a Gildo, è quel personaggio là in fondo che è sghignata, ma è un fautore anche lui, degli esperimenti tradizionali popolari, e per 2 anni siamo stati, poi dove ci siamo conosciuti, no? Messi in moto da lui, poi mandato avanti da Dante. Per 2 anni abbiamo fatto queste cose qua, questi progetti. Ci siamo persi, il primo anno è stato molto bello, ci siamo persi. Da secondo i giovani oggi c'è anche da dire che non è facile coinvolgerli. Dietro, c'è dietro una struttura che li motiva, lui era un motivatore, però poi vengono una volta sì e tre no, quindi hai capito che c'è più di parlare. Questo dal punto di vista didattico è un po' il percorso da fare. C'è anche Lelide, non so se la conoscete, è una fagottista che lei insegna alla scuola media di Bologna e da anni ha abbandonato quello del fagotto dolce e ha portato dentro la carina stessa, con dei progetti molto belli, interessanti. Lei poi è un entusiasta, un'energica, lei è alla scuola media, è tutto un altro materiale umano che è la scuola elementare, utilizza l'esperienza di Fabio Menaglio fino alla quinta, mi sembra, no? Dalla prima alla quinta. Il problema qual è in questi casi? Che inevitabilmente, come io sono un sostenitore dei raddoppi anche in un settimino, come si parlava prima, no? Anche nello didattico, raddoppiamo sempre dalla quarta in giù, mai dalla terza in su, perché diventa un disastro dal punto di vista del risultato. Cioè, ma anche i migliori pianisti al mondo non possono suonare 2 ocarine dove uno insieme. Cioè, non è matematicamente possibile, insomma, capito? Però questo è un corso di dati così. Si potrebbero fare dei percorsi togliendo queste 2 ocarine più acute per farlo diventare un pochino più omogeneo, ma queste sono scelte comunque che non si hanno fa. Ma a questo proposito, anche perché il tempo stringe, una delle cose che volevamo chiedervi, anche nella prospettiva e la speranza di vincere questo bando e quindi di creare dei progetti durante l'anno, visto che ci viene chiesto di farlo, come avevamo detto all'inizio, dall'Oriente, noi vorremmo tentare di farlo per gli italiani. Possiamo pensare di fare di creare anche un metodo per approcciare i ragazzi alle elementari e alle medie e fare formazioni per gli insegnanti. Cioè, siete disponibili a cercare anche insegnanti, vostri colleghi, persone vicino, per facilitare questo? Bentivoglio da settembre alle medie verrà proposta una carina proposta di fatto dolce, però bisogna preparare le persone a insegnare. Cioè, pensiamoci se è una cosa possibile fare dei master per creare questo metodo che sia non dico uguale per tutti, però che abbia ragione di seguito. Noi possiamo lavorare dal nostro punto di vista, che siamo parlo per me, però insomma che il 100% dei miei colleghi qui da Settimino siamo degli insegnanti, quindi con la didattica ci campiamo, ci manteniamo le famiglie, quindi noi possiamo incidere in quell'ambiente lì, e quell'ambiente lì, quindi più riusciamo a conoscere questo ambiente, più riusciamo a confrontarci in merito a questa cosa, più riusciremo a portare all'interno delle nostre scuole un movimento, una sensibilità diversa, e a creare quello che ogni insegnante di musica dovrebbe fare con i suoi ragazzi, cioè dei futuri fruitori, dei futuri del futuro pubblico, il futuro pubblico pagante delle sale da concerto, che poi quello che manca a noi non sono i musicisti, ma sono gli ascoltatori che pagano un biglietto di 5, 10, 20, 30 euro per andare a sentire i concerti, questa attività è scambiata con la passione, è scambiata con il divertimento, è scambiata con a volte il mestiere, e in realtà quando uno suona si lo fa un po' per gioco, però poi deve fare per forza dell'altro, perché altrimenti non riesce a vivere su questo. Quindi è solo facendo leva sulle nuove generazioni, quindi con un progetto didattico serio, si riesce ad incidere in questo, e con un'educazione che va dai bambini
agli adulti che quelle cose vengono proposte, quelle cose hanno un costo, perché voglio dire, tutto costa, costa fatica, costa impegno, costa ricerca da chi lo fa, e quindi è giusto dare un giusto prezzo a un'attività che insomma è arte. Questo lo vediamo noi come musicisti, chi crea qualcosa di tangibile, questo volantino ha un costo, voglio dire, chi ha fatto queste foto ha avuto un costo, quindi noi lo vediamo un prodotto finito, lo paghiamo perché diciamo che la carta ha un costo, ci sono degli alberi che vengono tagliati, quindi voglio dire, però quando tu suoni qualcosa il costo è molto aleatorio, però c'è un costo anche lì, e questo deve essere il nostro obiettivo, quello di far innamorare i ragazzi alla musica e far capire che questa attività è sì gioco, è sì divertimento, è sì una passione, ma è anche un qualcosa che costa sacrificio e che quindi deve essere in un certo senso rettificata dal punto di vista economico. Quindi il mio obiettivo come insegnante non è quello di creare nelle mie classi i 1000 musicisti professionisti, è magari quello di creare 10 musicisti professionisti ma 990 possibili fruitori di musica che vanno a sentire quei 10 professionisti. Parallelamente sarebbe importante a livello tutto istituzionale dare importanza anche agli insegnanti, chi esperienza sulla carina ce l'ha, perché secondo me quando un insegnante a livello istituzionale musicale, parlo non so, conservatorio di musica, ha una certificazione, è anche più facile avere anche per chi non conosce l'ocarina una valenza, sia quando si parla di ocarina sia quando si insegna. Quindi bisognerebbe anche cercare di, a livello istituzionale... Però anche a riguardo di questa cosa qua, circa 6, 7, 8 anni fa, quando Giorgio Fabbri, aiutatemi a capire, era a Ferrara, direttore del conservatorio, io gli portai un progetto, già scritto, completato, proprio erano 10 pagine di progetto. Io con questo direttore ho sempre avuto un rapporto bellissimo con gli insegnanti di armonia, e cioè io volevo proporre un biennio di secondo livello al conservatorio. Io sono partito così. E è successo che al primo colpo glielo bocciarono dal ministero, allora c'era il ministro Gelmini, e un insegnante del conservatorio di Ferrara, che faceva parte della commissione dell'istituto, insieme al direttore, era anche vice direttore, un certo Achille Galassi, insegnante di viola, violista lui, no? E aveva modificato il mio progetto in modo tale che fosse accettato dal ministero, e così è stato. Solo l'ocarina non avrebbero mai preso in considerazione, lui aveva detto. E avevano fatto praticamente questo connubio di 4 strumenti nazionali popolari, e avevano dato nome a un progetto di secondo di secondo livello con di musica etnica, mi ricordo, una roba del genere, strumenti popolari e etnici, una roba del genere. E incredibilmente il ministero aveva accettato questa cosa e approvato il progetto. Quindi ufficialmente oggi a Ferrara abbiamo un corso che potrebbe essere avviato anche domani, perché è firmato al ministero, ma non ci sono gli allievi, non è più pubblicizzato. Cosa succede? Che questo direttore, appena proprio il progetto, dopo un anno, no, purtroppo non hanno confermato, perché aveva fatto un po' di cose che purtroppo aveva fatto un passo falso. E ci fu Biagini, Paolo Biagini, fagottista, se lo conoscesse, mio carissimo amico. Vado a trovarlo dopo una settimana che si è insediato e mi ha detto: a me di questo progetto non me ne frega niente. Ho detto: ma sei sincero, ti ringrazio. E io ho avuto in fumo anni, diversi anni, perché ci ho messo diversi anni a arrivare a fare questa cosa. A oggi sono sempre in contatto con questo Fabri, adesso lui è diventato
insegnante, si è trasferito da Ferrara a Bologna. Io penso che nell'arco di qualche anno si candiderà direttore, non so se ci riuscirà, perché non dovrebbe neanche essere Ferrara, dovrebbe essere, non dovremmo neanche parlare di queste cose qua. Bologna, io sono stato a Cuba a fare uno scambio con la scuola di musica, con la nostra scuola. A Cuba cosa succede? Tutti i musicisti che fanno uno strumento, dal fate il livello qualitativo che c'è in queste scuole di musica, per noi è inarrivabile, inarrivabile. Hanno chi fa flauto, chi fa oboe, chi fa trombone, chi fa basso tuba, chi fa batteria, è obbligato fino alla fine del percorso didattico a suonare gli strumenti nazionali afro-cubani. Punto. Quindi loro sono obbligati a suonare, ma tutti hanno 2000 tipi di percussioni e tutti suonano col sorriso queste percussioni. Perché a Bologna, non è che io devo obbligare tutti a suonare l'ocarina, questo mai, però perché a Bologna non c'è un corso di ocarina nel conservatorio dove è nato questo cavolo di strumento, nella tua città, capito? Ma non dovrei essere io a proporlo, dovrebbe essere il nostro tempo. Ma soprattutto viene sempre legato solo a un aspetto popolare, sì. Mentre tra l'altro suono della fisarmonica. Certo, no. La fisarmonica ha la sua importanza a livello istituzionale. Lo so. Castelfranco c'era. Anche per noi insegnanti, nel senso che Bologna, no. Io sono clarinettista, no. Posso suonare la carina. Non la metteranno mai. Non ho un parametro. Non abbiamo credibilità per proporlo anche. Cosa fa se questo suono la carina tonale? Ad Adria no. C'è un diploma, no. Ho detto io di metterla. Mi pongo dei dubbi sul mio livello. Sì, perché istituzionalizzato potrei dire. Fai back tu. Cioè suono meno male, posso fare una mia idea nel back. Stavo per dirlo io. Aiutiamoci anche questo. Se uno ha un funziona. Ci vuole una promozione alta. Pianoforte, noi abbiamo anticipato Dante che c'è stata tanta battaglia negli anni Ottanta a Castelfranco per la fisarmonica. E ad Adria non sono riusciti a farla partire anche ad Adria fino a, cioè, neanche la fisarmonica viene accettata ancora. Allora la fisarmonica è un strumento già più a Bologna, più poi a Bologna non c'è, sono dei conservatori che hanno questa carta, cioè, ma lo stesso è uno strumento nazionale popolare folkloristico, però anche Vivaldi scrive per mandolino. Purtroppo per ocarina abbiamo avuto dei compositori importanti che hanno scritto, da Ligeti a Nino Rota. Mi hanno chiamato me alla Verdi 3 anni fa, mi telefonano, pensavo avessi bisogno di un flautista e mi hanno detto c'è bisogno di un ocarinista per fare che? Per fare un balletto di Nino Rota. Un balletto di Nino Rota con musica, c'erano due numeri del balletto con l'ocarina. Una cosa incredibile. Cioè, capito? Ligeti stesso nei suoi concerti per violino e pianoforte ha scritto, ma non solo questi, Morricone ha utilizzato l'ocarina, capito? Però adesso qui è un discorso che potremmo Era questo per dire che è sempre stata per volontà di qualcuno che ha insistito, ha rotto il scatolo fino all'estremo, che in certi posti si è aperto. Non è mai stato facile. Non è mai stato facile. No, purtroppo io arrivo alla fine della mia vita, anche se campo fino a 130 anni, che non vedrò la luce. Allora, io vi chiedo questa cosa qua. Purtroppo dobbiamo... Adesso venivano fuori domande anche più interessanti. Forse. Però io quando ho proposto questa cosa qua, l'ho fatta con un intento, che non finisse qui, insomma, in un incontro solo. Siamo da Verona, siamo dalla Toscana, da Verbania stessa, da vabbè, la Cina, da Mira, un paese dove comunque c'è un assessore molto attento all'attività, poi è una persona molto cara, anche un amico. E perché non ci diamo, non dico un appuntamento al mese perché è impossibile, perché non ci diamo degli appuntamenti, ma non anche annuali, anche ogni due mesi, non lo so, ma anche domani, Gildo, vuoi organizzarlo a grillare, che non devono essere festival, non devono entrare in competizione con te, in amicizia, c'è da mangiare la sera, adesso noi possiamo offrirvi questa sera la polenta e la salsiccia, la facciamo, magari volevamo offrire anche di più, ma non, più di così non c'è, però ci divertiremo anche a cena. Perché non ci diamo degli appuntamenti anche... nel tempo anche, ma non senza programmarli, se tu dici, anche tu, cioè, a tutti mi rivolgo, no? In aprile ci diamo un appuntamento il tal giorno, che c'è un giro di me come ho fatto io con voi, no? E sarebbe molto bello rincontrarci per ritrovarci qui al tavolo, continuare dove siamo arrivati, intanto magari si sparge voce, uno ha delle idee, le tue idee sono bellissime, hai capito? Cioè questa qui è un'idea molto concreta per uno sviluppo serio, per dare credibilità. E dopo quello che ti vede in faccia, dice, ascolta Ciccio, non mi rompa. Qui c'è un conservatore, c'è questa cosa qua, E questo qui è una cosa molto importante per il valore, fine stesso del nostro strumento.
Verbania è un luogo dove c'è un costruttore bravissimo, ma comunque c'è solo un altro personaggio che suona carina, che è anche un amico, e lo fa un po' per sé più che altro, capito? Perché non andiamo tutti insieme con questa valanga di entusiasmo a portare un concerto anche, no? Ci offri una pianina, non so, un po' di toma, e noi veniamo volentieri. Cioè, per continuare un percorso, perché se ci salutiamo qua, ragazzi, voi continuate a fare i vostri concerti, la pacca sulla spalla per farvi ridere in faccia, come io vi faccio ridere in faccia sempre quando propongo un concerto, mi trovo con i miei amici, i ragazzi di Molinella, con quelli del GOV, ma è già finita lì. Vado a trovare ogni tanto Fabio. Fabio ha delle idee anche per promuovere, noi abbiamo delle idee per promuovere il punto didattico, questa cosa qua. Elaboriamole, pensiamoci, non so, facciamo qualche cosa, divertiamoci con questa cosa, almeno facciamo capire al mondo che possiamo uniti, possiamo sviluppare. Io ci credo molto, perché vedo che fuori, in giro per il mondo, ci possono essere sviluppi anche di lavoro in maniera molto concreta, dove gira una buona quantità di denaro. E qui lo dico a voi, ma lo dico specialmente a questi ragazzi giovani, che mi guardano in faccia molte volte come dire, come tu dici, si guadagna. È bello il tuo discorso che dici, dobbiamo essere sicuramente insegnanti per portare a compimento degli studi un allievo, ma dobbiamo anche insegnare ai ragazzi di andare ai concerti, di far capire che comunque è un lavoro. E purtroppo molte volte mi sono sentito dire. Bene. Facciamo chiudere brevemente Giampaolo, saluta tutti. Direi che secondo me è stracondivisibile questa proposta di Emiliano, di partire in qualche maniera dandosi gli appuntamenti, cadenzandoli ovviamente, tenendo conto di necessità, ma anche giocando su determinati eventi che ci possono essere in certi territori, in certe zone. E credo che un po', cioè, della serie ci prova, credo che vada bene. Chiudo con ricordando due tentativi nella storia dell'Ocarina, e uno delle origini che tentava di sfruttare il movimento romantico, che fu quello della mega mistificazione dei Montagnards des Apennins, che erano appunto i suonatori di Budrio travestiti a metà strada appunto fra pastori abruzzesi e ciociari, che facevano i loro e mangiandoci, che non è i loro interventi negli intermezzi, negli spettacoli di intrattenimento, che so, a quella che si chiamava allora la Grande Arena, che fino a non molti anni fa era destinata a spettacoli circensi e di varietà. E il secondo tentativo, che si collega un po' paradossalmente alle bande, e ci vivevano peraltro, aggiungo anche che costruttori, non solo i grandi pittori italiani, ma anche i costruttori di ocarine budriesi vivevano a Parigi. Penso ai fratelli Vicine, penso ai fratelli Mezzetti, e per qualche periodo lavorò all'estero anche Vicinelli, quindi, per dire. Ma chiudo anche con un tentativo di legarsi al mondo del ballabile, poi Lisce è divenuto dopo, da parte di un costruttore di ocarine ferraresi. Non mi ricordo, si chiamava Cesari, prova com'è. L'altro Cesari che lavorava, Cannella, che viveva tra Ferrara e Porto Maggiore, e che aveva costruito un settimino che, più che settimino di carine, sembrava un settimino di clarinetti, per sfruttare il gioco dell'allora nascente vano liscio, che nasce dalle bande. E quindi, per dire, quindi, della serie ci hanno provato. Cannella addirittura riuscì con questa sua operazione a soppiantare gli ocarinisti di Budrio in una mega manifestazione nel 1930 a Roma, quando nacque il primogenito di quello che per pochi giorni diventerà Umberto II. Fu fatta una sfilata nazionale di costumi e strumenti, e le ocarine furono rappresentate dal settimino di Porto Maggiore. Quindi, per dirvi,
Bene, Giampaolo, io ti ringrazio personalmente, a nome mio, a nome di tutti, il tuo intervento è stato piacevole, soprattutto averti qui importantissimo. Grazie e vi ringrazio anche a tutti. Vi dico brevemente l'ordine del concerto. Iniziamo con un gruppo di bambini piccoli che fanno due brani di 5 minuti, poi un settimino di bambini della scuola mia di Fulvio di Molinella e poi facciamo inizio un po' di ocarine. Poi l'ocarina? Sì, noi abbiamo un elemento se arriva, che arriva è quando arriva. Allora possiamo, già allora, di là, non abbiamo mai possiamo scalare dopo. Assolutamente sì, non, quindi è proprio così. Se poi dopo, uno a caso. Se non ci scambiamo, non ti preoccupare. Dopo, eventualmente loro, se sono assassinati loro.